Buongiorno e benvenuto ad un nuovo appuntamento con l'ITG, con le novità del primo giorno di SPS. Nel 2017 l'automazione cresce del 5%, arrivando a superare del 10% i numeri pre-crisi. Un segnale che l'Italia sta recuperando il gap con gli altri paesi europei in materia di digitalizzazione. Sentiamo il commento di Anie. L'anno si è concluso molto bene per il settore dell'automazione, sicuramente grazie al piano impresa 4.0 che ha rivitalizzato gli investimenti nel settore manifatturiero. Il mercato dell'automazione di riflesso ha realizzato un incremento del 13,2% anno su anno, è il quinto anno consecutivo di crescita dopo una leggera flessione del 2012, e abbiamo ampiamente superato di un 10% i dati pre-crisi del 2008. Il fatturato ormai del settore è vicinissimo ai 5 miliardi di euro, mancano veramente pochi milioni di euro al suo raggiungimento. Diciamo che la trasformazione digitale del manufatturiero italiano è un dato di fatto, siamo partiti forse in ritardo, ma alcuni dati sia del Ministero dello Sviluppo Economico ci confermano che stiamo recuperando il gap con Francia e Germania. È solo un inizio, servirà della continuità, servirà della pianificazione, della strategia, della visione di quanto dovranno trasformarsi le nostre imprese manufatturiere.